Un avezzano incomprensibilmente svagato va KO 3-2 nel recupero di penne e deve rimandare il verdetto della matematica promozione in Serie D. Sorride la squadra di Fabio Iodice che fa il colpaccio e torna ad alimentare speranze di salvezza diretta. Sospesa lo scorso 3 aprile, Pene Avezzano riprende dal 25esimo sull'1-1, reti di Blanco e Cacciatore su rigore, che era fin lì maturato. Ma in un attimo l'11 Vestino piazza l'1-2 targato Cellucci che risulterà decisivo. Al 28esimo il centravanti sfrutta l'errore di Gianfelice e batte Venditti con un tocco di giustezza. L'Avezzano, senza Dos Santos, Laguzzi, Crasse e Lombardo, abbozza una reazione col sinistro di Bisegna, ma la difesa è da horror e al 31esimo si fa nuovamente infilare da una combinazione del penne. Cellucci davanti a Venditti e di nuovo glaciale ed è 3-1. L'Avezzano non c'è e Cacciatore prova a calare il poker da lontano. Venditti si salva in maniera goffa ma efficace. Il copione del match non cambia nella ripresa. Il Penne mette in vetrina l'interessante 2004 Cutilli, si fa guidare dall'esperto capitano D'Addazio e affonda ancora con Cellucci a inizio ripresa. L'attaccante parte in posizione sospetta ma Zanon salva nei pressi della linea di porta. L'Avezzano entra in scena, complici gli innesti di Braghini e Besana, al quarto d'ora con la traversa scheggiata da Bisegna. Ancora un rischio sull'asse Cutilli-Cellucci, poi l'Avezzano. Avezzano si riavvicina dopo la mezz'ora, pendenza impegna Venditti, quindi al 34esimo Blanco in corner in rete l'angolo di Bisegna, ma è troppo tardi, il risultato non cambia e se il Penne pensa ad un nuovo scherzetto al Giulianova, domenica altro match point per l'Avezzano, ma contro la Torrese servirà una prestazione di ben altro profilo. Mister Torti, c'erano i propositi per chiudere questo campionato, ma in realtà poi l'Avezzano non è sceso subito in campo. Bravo, i primi minuti siamo rimasti nello spogliatoio, avevo avvertito che giustamente il Penne era una partita dove si giocava l'ultima chance per poter eventualmente raggiungere la salvezza diretta, ma noi loro l'hanno fatto vedere questo, noi non l'abbiamo fatto vedere, ripeto, la ripresa, compreso tutti i 21 minuti che sono stati giocati, la mia squadra sembrava non essere in partita. Poi il secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa e sicuramente la squadra è stata molto più propositiva, però ripeto, la squadra come la nostra che deve chiudere il discorso non è quello l'atteggiamento giù, perché qui non ti regala niente nessuno, come è giusto che sia, insomma. E oggi abbiamo fatto bene, ci tengo a dire una cosa: noi purtroppo veniamo da un periodo con 12 positivi, quindi siamo stati fermi 21 giorni, ci siamo allenati 9 per 2 settimane, abbiamo ripreso facendo ogni tre giorni una partita, quindi sta partita la volevamo vincere a tutti i costi perché comunque ancora ci fa sperare nella salvezza diretta. E faccio ringraziamenti ai ragazzi perché oggi veramente hanno dato l'anima dal primo all'ultimo, anche quelli che stavano in tribuna. Quindi questo ci fa ben sperare per le altre 3 partite. Lo sappiamo che il percorso è difficile, però noi ci dobbiamo provare fino alla fine. Se sono queste le condizioni, ce la possiamo fare.